Bentornato. Oggi è il primo giorno del mese, martedì 1 marzo 2022. Spero che tutto sia fantastico e fortunato. E quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Vita più facile senza programmazione. Inizio settimana, finisce febbraio eppure carnevale e così le giornate scandite dall'agenda tornano a essere il vostro incubo. Sotto tiro di Plutone autoritario e di Marte battagliero la rivolta vi nasce dal dentro, basta piani che appiattiscono la fantasia, siete outsider che non accettano limitazioni e incoraggiate gli amici a fare altrettanto. Cambio di rotta anche sul lavoro, complice Urano in sestile optate per la cooperazione, che dà meno lustro, ma più libertà. In auge l'amicizia, di persona o in rete funziona comunque alla grande, meno esaltante l'amore, se c'è litigarello, se non c'è non ne avvertite la mancanza. Contro le impennate e le conseguenti cadute di adrenalina non giova preoccuparsi, mangiate peperoncino e fate l'amore. In amore sembra rallentarsi tutto, in realtà ci sono errori di fondo che andrebbero rimediati e valutazioni errate che andrebbero corrette. Al consultante occorre molta pazienza per districarsi nei problemi della coppia e del proprio partner che ha spesso trascurato. I single avranno solo piccole avventure ma niente di rilievo. Giornata opaca per la maggior parte dei single, sarà difficile trovare i giusti equilibri e un modo diverso di esprimersi. Fate attenzione alle persone importune. Sogni veritieri oggi, soprattutto per i nati di lunedì i pianeti vi ispireranno sogni che si avvereranno. Se pensate di essere perseguitati dalla sfortuna non perdetevi d'animo, il vostro pessimismo deve essere abbattuto dalla speranza. Aspirate a un'occupazione migliore. Forse è meglio investire le vostre energie altrove. Non accontentatevi più delle briciole. Adesso c'è bisogno di voltare pagina definitivamente. Senza prove in mano non potete muovere accuse verso il partner. Cercate di contare fino a 10 prima di puntare il dito. Tante occasioni per conoscere gente nuova, ma soprattutto, oggi, di rivedere qualcuno che non si vede e si sente da molto tempo. Possibilità anche di trascorrere una piacevole serata tra vecchi amici. Ogni giorno è un buon giorno se affrontato in maniera adeguata e con nuova forza. Oggi abbiate il coraggio di saper dire anche no e confidate in un Giove che sarà dalla parte vostra per una buona parte della giornata. Oggi una buona azione del passato vi verrà ricompensata. Continuate a fare del bene e se non ne fate spesso riproponetevi di farlo e con impegno. Siete ancora preda dei ricordi per quanto riguarda l'amore. Provate a pensare positivo e fate bene una ragione delle vecchie storie. Ottime novità e incontri stimolanti in campo sentimentale per le nati nella terza decade. Ottime novità anche in amore, soprattutto per i single. Vi sentirete brillanti e propositivi, in grado di dare il meglio di voi, soprattutto nel lavoro e con gli amici. Ruoli professionali vissuti sempre meglio. Scena astrologica per questa giornata di fine inverno mediamente positiva. Dalla vostra ci sono ancora diversi pianeti in segni d'acqua che danno un modo in linea con le vostre corde. Nel segno dei pesci si riuniscono infatti ben tre corpi celesti, Nettuno, Giove e il Sole. Avete a disposizione un clima e uno scenario su cui potervi muovere con grande disinvoltura. E sarete assistiti dalla buona sorte. Cari Cancro, nel corso della giornata di oggi forse è il caso di mettere da parte una relazione che è diventata tossica. Se infatti continuate solo a litigare con il partner, meglio voltare pagina, che senso ha stare insieme? Sul lavoro è un periodo interessante per i nuovi progetti, in questo mese di marzo alle porte possono arrivare belle notizie. Anche se i tuoi sentimenti sembrano materializzarsi da un momento all'altro, hai difficoltà a trasformarli in azione concreta. Il tuo umore è piuttosto altalenante, pensi tutto e il contrario di tutto. Anche se c'è qualcuno che ti mette fretta per fare una scelta, al momento non è proprio necessario. Non mentite a voi stessi, perché è il modo peggiore per avere delle possibilità concrete in futuro. Non c'è bisogno di strafare. Quando avete già tutto pronto ed a disposizione, basta solo attivare il meccanismo.
dovete essere grati di poter disporre di certi mezzi e fare del vostro meglio per sfruttarli a vantaggio non soltanto vostro, ma di tutti coloro che potrebbero averne bisogno. È questo che farà la differenza. Giornata senza infamia e senza lode per voi, sostenuti solo dal sestile di Urano che movimenta la sfera delle amicizie invitandovi a uscire anche se è lunedì e buona parte dei locali osserva il turno di chiusura. Infatti tutti coloro a cui telefonerete attendendo riscontri daranno forfait, consigliandovi il pigiamino e un buon libro. Ma a voi stanchi di tristi elucubrazioni e di ansiogeni telegiornali avete solo voglia di distrarvi per non dover pensare. Amore ed Eros. Più dell'amore è l'amicizia a darvi sicurezze, un filo di possessività si sente, ma non dà noia, sono gli altri a entrare casomai in competizione con voi. Quando si è così in gamba le invidie altrui vanno messe in conto. La seduzione è la vostra arte. Il vostro punto di forza è il corteggiamento. Cercate la persona giusta che possa concedervi stabilità e continuità, per una coppia è importante la fiducia. Sensibili e coinvolgenti con la persona amata, riuscite ad alleggerire notevolmente la sua giornata, che si mostrerà in un momento non sempre agevole, anzi proprio piuttosto difficile rispetto alla sua famiglia d'origine. Chi di voi è single faccia attenzione alle mete sentimentali che sono troppo ambiziose. Urano e Nettuno vi invitano a rimanere con i piedi per terra, in special modo se siete nati in luglio. Lavoro e denaro. Se avete un turno di notte o vi vengono imposti straordinari o mansioni al di fuori delle vostre abituali competenze, la prendete male, accusando di colpo una grande stanchezza. Che disdetta, poi, ritrovarsi col collega più competitivo e spocchioso dello staff, voi cercate serenità, lui punta a farvi le scarpe. Forza di volontà e intelligenza vi concedono di essere un vero e proprio osso duro in ambito professionale. Se lavorate in un ambiente che non vi dia quell'entusiasmo che cercate potreste calare il vostro ritmo. Un nuovo progetto professionale vi sta riempiendo di energia, vi accende di entusiasmi, specie se il vostro, è un lavoro indipendente e specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 7 al 14 del mese di luglio. Vi attende un periodo impegnativo, faticoso, è vero. Ma dietro la molla dei risultati e dei successi che riuscirete poi a ottenere, ogni stanchezza scomparirà. Benessere. Sensazione di malessere più psichica che fisica, per chi ha subito una delusione e aria malinconica e spalle chiuse, in segno di difesa. Un filo di stanchezza verso sera ma non sufficiente a farvi cambiare idea su un'uscita già preventivata, il lavoro non vi soddisfa. Vi manca la motivazione e il piacere di fare qualcosa in linea con le vostre effettive capacità, ecco perché cercate alternative a tutti i costi. Energia ad intermittenza, la forma lascia a desiderare, il sonno ne risente. Concedetevi un massaggio rigenerante. Li avete mai provati sulla zona del plesso solare? Hanno la proprietà di rilassare. Per lei, rassegnatevi alla fine di una storia, mettendo un punto a capo. Tra gli amici c'è già chi aspetta il proprio turno per farsi avanti. Per lui, sentimenti confusi e contraddittori, con l'amico più caro vi sentite complici ma divisi da una sottile rivalità. Colore delle emozioni, lilla. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 7. Finanze, 8. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.